Allora, il best in realtà, che poi era difficile fare un best of, questo è un best del best, nel senso che comunque con 21 singoli all'attivo è stato abbastanza complicato. Io l'avrei messo, anzi, io avrei fatto un best di tutte quelle che non sono mai uscite. Però insomma siamo arrivati a questa conclusione perché l'ultimo album che noi faremo con la Sony, e quindi si apre veramente una finestra, no, con un grande punto di domanda davanti a noi, che è un momento secondo me molto importante, molto delicato. Questo è stato un buon compromesso, uno perché comunque insomma per come sono andate finora le cose, fare un altro album di inediti era un po' così, non so, non me la sentivo, preferisco aspettare a vedere che cosa fare da libero. E la scelta invece dei brani che sono andati, quindi come Far nascere un fiore, degli inediti, sono brani scelti perché sono brani che comunque abbiamo scritto insieme. Siccome insomma non sono molti quelli che abbiamo scritto insieme, mi sembrava bello farlo, fare mettere dei brani corali, no? Dal punto di vista di scrittura. E quindi come Far nascere un fiore, che è un brano che oltretutto poi parla proprio di un taglio, no? Che spesso è importante tagliare, potare, che sembra un gesto, che è un gesto comunque violento, no? Il tagliare, ma spesso questo gesto violento, che sembra aggressivo, invece non fa altro che dare poi vita e luce alla pianta, proprio per farla rinascere, per farla ricrescere, per farla star meglio. Questo accade secondo me anche umanamente, deve accadere, quindi è proprio un inno all'onestà degli intenti. E cioè, come Far nascere un fiore, l'idea iniziale era di fare il brano, di fare questi due brani. Poi a un certo punto Stefano e Ale mi hanno detto: ma perché non mettiamo, cioè facciamo solo il radio edit di come Far nascere un fiore, lo allunghiamo e mettiamo nel disco invece solo quella più lunga e basta. Insomma, nei vari tentativi in realtà poi io mi sono reso conto che invece era proprio bella, allungata e senza la mia voce, che andasse ancora a rompere le scatole e basta, un po' di respiro, come dire. Insomma, poi si sente sempre in giro, sempre queste voci e basta, un po' di musica. Sì, sicuramente la vibrazione ha sempre dato tanto, tanto spazio alla musica, al sonoro, nonostante in realtà insomma abbiamo fatto anche delle canzoni, proprio canzoni, sai. Però è bello, lo so, io un po' in sto giro ultimamente proprio do più spazio, anche un po' per l'esperienza che ho avuto e che sto avendo nel fare delle colonne sonore, insomma. Ma ritorna insomma un po' anche quella voglia di fare jam session, quindi proprio di non porsi schemi, limiti, e quindi improvvisare, provare, fare. La questione della nicchia è molto semplice: la nicchia vuole rimanere nicchia e non vuole venire fuori, perché appena vieni fuori vuol dire che devi stare nicchia. Io sono sempre stato una nicchia, sono sempre stato, cioè, proprio in cantina, ho sempre suonato lì. Il problema è che poi dopo insomma sei figo se non fai i numeri e rimani comunque in un circolo dove un po' ti conoscono, underground. Però se poi diventi e quindi fai quello che in realtà dovresti fare, cioè far cantare tutti e arrivare lì, e poi dopo diventi uno stronzo, ma è vero, cioè, ma a me è successo questo, cioè, e succede a tutti, mi posso, cioè, metto la mano nel fuoco che chiunque ha fatto una cosa del genere, poi cioè dalla nicchia tutti vengono fuori dalla nicchia, tutti stanno nella nicchia e nell'underground, perché è sottoterra che si fanno le cose, no? Poi però arrivi e sei uno stronzo, non fai più parte dell'underground, sei pop. Noi non siamo rock, noi siamo pop. Siamo pop e basta, perché fa paura dire che siamo rock. Questa è l'altitudine rock, con un'altra storia. Ma insomma siamo sempre stati un grande misunderstanding, cioè l'ho sempre detto, abbiamo sempre, insomma, chi ci ha visto dal vivo sa bene come siamo. Beh, progetti futuri. Beh, sicuramente adesso voglio dire, chiudiamo questa parentesi, quindi bisogna dare importanza a questo momento. Inevitabilmente il futuro adesso, quello che vedo nelle vibrazioni è
Boh, bel punto di domanda, nel senso che sicuramente faremo un tour, ma vediamo, non lo so che cosa può accadere, può essere che rifirmiamo con la nostra amata discografica, o magari no, oppure faremo un percorso magari da indipendenti, che potrebbe essere anche un'ottima cosa per le vibrazioni oggi, oggi come oggi, non, e anche insomma, nell'epoca che stiamo vivendo, no? Non lo so. Non lo so.